quale poi è arrivato in una maniera diversa, come tutte le gare, senza dubbio il più emozionante, forse sarà stato perché era stato il primo dell'anno, però quello sul Mugello in casa, il podio del Mugello davanti a tutti i tifosi, sì, terzo, è stato veramente emozionante, da lacrime. Io penso che ogni pilota di moto un giorno vorrebbe salire sul podio del Mugello, e esserci riuscito quest'anno è stato mitico. In una gara, ecco, che ce la siamo giocata, ecco, ho provato anche a vincerla, quindi è stata veramente una grande domenica. Poi, ecco, il fatto che eravamo tutti in casa ha giocato un ruolo importantissimo per quanto riguarda l'emozione, l'aspetto emozionale. E poi, ecco, l'altro, già il secondo podio dell'anno in Olanda, quello lì forse è il più grande rimpianto che ho, perché comunque mi ero preparato alla vittoria, eravamo rimasti solo io e Rossi a giocarcela, e purtroppo proprio l'ultimo giro abbiamo trovato il doppiato, ho trovato Rins, Valentino ce l'ha fatta infilarsi nel rettilineo posteriore. Io non ce l'ho fatta e ho perso quel mezzo secondo, che dopo siamo arrivati sotto la bandiera scacchi uguali, ma lui davanti per pochi millesimi. Mi ero tenuto tutto per l'ultima parte del circuito, l'ultimo giro, e purtroppo non ho potuto nemmeno provarci. E poi c'è stato Misano, un altro podio in casa, e stavolta però ho praticamente condotto tutta la gara, e l'ho persa all'ultimo giro. Anche quello è stato un grosso rimorso, comunque però almeno lì sapevo che potevo, ho provato a vincere e non ce l'ho fatta. Sono stato battuto da Marquez, che ha fatto veramente il fenomeno quella gara, è stato più bravo di me, nonostante comunque ho tenuto tutta la gara, ho provato a scappare, a farlo passare, lui è stato più bravo, più veloce l'ultimo giro, ha rischiato tantissimo nonostante si stesse giocando il mondiale, ed è riuscito a vincere. Peccato, perché avevo fatto un po' la collina in bocca dopo che ho fatto tutta la gara davanti in Italia, avrebbe dato un bel gusto. E poi niente, c'è stato l'ultimo, quello del Giappone, che forse è stato tra i quattro, quello un po' più arrivato un po' più facilmente, ecco, perché soprattutto sono stato in testa per metà gara, poi praticamente mi sono dovuto arrendere a Dovizioso e Marquez, e quindi quando mancavano 7-8 giri alla fine ho mollato, visto che dietro avevo oltre 10 secondi di vantaggio sul quarto e i primi due erano troppo veloci. Mi sono accontentato di un podio e veramente è stato il quarto podio dell'anno, e è stato bello salire sul podio in Giappone. Quattro podi e devo dire che è stato un anno. Ecco, sei soddisfatto di quest'anno? Sì, sono soddisfatto, anche se chiaramente le cose da migliorare sono tantissime. E quindi parto sicuramente per l'anno prossimo, riparto da questo nel mondiale, dal mio ottavo posto a fine campionato, e quindi non sarà facile. Io ho, diciamo, dei obiettivi. Diciamo, sì, sì, degli obiettivi più che altro personali, ecco, proprio di capacità, proprio di voler migliorare a guidare la moto. In cosa devi migliorare? Devo migliorare innanzitutto leggermente il mio stile di guida, perché purtroppo uno dei miei grossi problemi quest'anno, sì, ho fatto delle buonissime gare, ma altre invece sono crollato, e questo qui perché sono uno dei piloti che
un po' più aggressivo sulle gomme, e questo, oltre al fatto che sono anche uno dei più pesanti, fa sì che a fine gara arrivo sempre un po' con le gomme alla frutta. Ho sempre pensato di essere un sognatore, nel senso che ho sempre voluto fare questo da bambino e non ho mai pensato di fare altro. E quando nasci con questa cosa, comunque dopo sì, tutti i bambini, quasi tutti perlomeno, hanno un sogno, no? Che è quello di fare qualcosa nella vita, quindi cioè, vuol fare il veterinario, l'astronauta, il calciatore, il giornalista. E solo che ecco, a dire di farlo è facile, poi per arrivare a farlo e farlo bene e la maggior parte delle persone non capisce quanto sia stata lunga e quante delusioni hai dovuto digerire e quante volte hai faticato e pensato di lasciar perdere. Letto due volte. Sì, no, ma io a questo sì, ma io il fatto di proprio di dire basta, io so, non sto facendo una cosa che mi piace, ce l'ho spesso. Però alla fine è quello che sempre mi ha mosso. Poi in realtà quando torno a casa e accendo la televisione metto subito a vedere le moto. E purtroppo penso sia tipo una malattia, cioè ormai non so come, anche se delle volte non ne posso più sentire. Purtroppo è difficile spiegare quanto siano, oltre che veloci, le moto, i piloti che corrono in MotoGP, quanto siano esperti e quanta esperienza abbiano, nel senso che i piloti della MotoGP, tutti quelli che corrono, credo che sono rimasto solo io quello che non è riuscito mai a vincere una gara delle tre MotoGP, tutti i partenti della MotoGP, perché gli altri o almeno hanno vinto delle gare o alcuni anche dei mondiali. MotoGP ci arrivano e ci restano solo i migliori, e già comunque il fatto che io l'anno prossimo sarà, non mi ricordo, il settimo anno, sì, il settimo anno che corro, è per me è un grande orgoglio, ecco, avere, non ho ancora un posto con la Moto Factory, però ho una Moto Factory in realtà appoggiata al Team Pramac. Però la moto in tanti praticamente era molto molto simile, era la moto di quest'anno e praticamente è l'ultima moto, è la miglior moto che esce da Ducati, è questa la differenza con le moto satellite che invece hanno un anno di vecchiaia, ecco. Perciò sono contento di questo, sono contento che sarà l'anno prossimo, sarà il mio quarto anno in Pramac. Lì mi sento veramente, veramente bene, perché alla fine Pramac è come una, per me è stato come una seconda casa. Comunque la mia carriera in MotoGP è cambiata da quando sono venuto a correre con loro. Sono uno dei team più competitivi del mondiale. Grazie a loro, ecco, sono riuscito anche ad avere una moto ufficiale per due anni. Perciò, ecco, diciamo che la voglia di smettere mi veniva molto di più quando non ero da Pramac, perché comunque le cose erano molto più difficili. Invece da qui sto molto bene. Penso di essere il pilota che ha fatto più gare con la carrina Pramac. Non ho fatto. Sì. E quindi sono molto fiero di questa cosa e ne vado, ecco, orgoglioso. Però ecco, e lì diciamo i piloti, quelli più bravi, cominciano a 17, 18 anni, 19 a fare il mondiale. Io invece ho cominciato a correre con la moto in pista a 16 anni, prima facevo motocross. E quindi mi sono proprio toccato l'asfalto per la prima volta quando già i piloti che corrono con me già facevano quasi, alcuni già la MotoGP, mentre alcuni correvano, i miei coetanei correvano nelle categorie più piccole. Comunque
sei più, diciamo, hai modo di fare di esperienza un po' più tranquillamente. Mentre io sono arrivato in MotoGP passando proprio dalla porta di servizio, proprio facendo un giro che penso non abbia mai fatto nessuno, perché io dalla Superstock 1000, che praticamente è una categoria di contorno del mondiale Superbike, dove le moto sono pressoché di serie, e quindi passare da delle moto di serie a una moto che è la massima evoluzione di quello che si può pensare una moto, è stato un bel salto. Per fortuna o per sfortuna, diciamo, per tutte e due le cose, per il caso sono salito sulla moto che andava più piano di tutte, e infatti a metà anno l'abbiamo anche cambiata, perché era anche imbarazzante, perché veramente il primo anno io ho fatto delle gare, cioè weekend di gara che ero costantemente ultimo dal primo all'ultimo giro di gara, ma anche dal primo turno fino all'ultimo, proprio costantemente ultimo, e quindi ecco, diciamo che di gavetta non ho dovuto fare, però come ho detto all'inizio, forse mi è rimasto questo sogno, quindi non posso dargli la vinta adesso. Non c'è tanto spazio per fare altro, però mi piace molto stare con gli amici, e poi i miei amici sono quasi tutti praticamente motociclisti, quindi spesso il nostro stare insieme significa andare con la moto da enduro in montagna, o andare a girare su qualche pista da cross, oppure ecco, semplicemente lo stare insieme, perché purtroppo non sto moltissimo tempo, cioè non è che posso uscire tutti i giorni o sto tutti i giorni a casa, anzi durante la stagione ce ne sto ben pochi, però ecco, quando in questo periodo qui, per esempio a dicembre, non abbiamo né gare né test, però tutte le persone, ecco, diciamo, ti cercano adesso perché sanno che non ci sono le gare, e quindi tutti i vari sponsor, attività, interviste, cose del genere si fanno in questo periodo, quindi non hai tanto tempo, però alla fine sai, spesso i tuoi hobby li fai diventare anche allenamento, nel senso che andare a correre, andare in bici, andare in moto da cross, andare in moto da enduro, alla fine non è propriamente come andare a lavorare, e quindi la fortuna è quella che comunque puoi allenarti, puoi divertirti. Sì, la PlayStation, con i miei amici giochiamo anche online, con giochi sempre di macchine, perché poi non è che mi discosto tanto dalla realtà. Poi sì, non resta tanto tempo. Ecco, attività tipo il kayak non ce l'ho, preferisco andare a fare un giro in bici o andare a fare una corsa. Valentino l'ho conosciuto che ero molto piccolo, perché mio papà lavorava nel suo team quando lui ha cominciato a correre, proprio il primo anno, e poi chiaramente lui, lo sappiamo, insomma, la strada che ha fatto, io invece ho cominciato a correre in altre parti, e ci siamo ritrovati in MotoGP, e io comunque ci siamo conosciuti ai tempi della Ducati, quando correvamo tutti e due in Ducati nel 2011, e poi vabbè, in MotoGP abbiamo corso insieme, in realtà poi siamo diventati un po' più amici quando io sono andato a vivere vicino Pesaro, e dopo un paio di mesi che stavo lì abbiamo scoperto che praticamente abitavamo a 2 chilometri di distanza uno dall'altro, però nessuno sapeva dell'altro, e quando l'abbiamo saputo, dopo lì ci siamo frequentati un po' di più, ma poi io, quando mi sono fatto male dopo un anno più o meno alla mano l'anno scorso, sono tornato a casa a Terni, perché comunque 20 viti e 3 placche con una mano era difficoltoso da soli, perciò sono tornato a casa, proprio a casa dei miei genitori, e sono stato lì per un po', adesso sto comunque ancora a Terni,
E quindi ecco, Valentino lo vedo di meno, però già domani c'è la 100 km del ranch a casa sua, e quindi facciamo una gara con le moto da flat track nella sua pista, e ci sono tantissimi altri piloti. Ma allora, Siena, allora, non la conoscevo così bene, poi ci sono stato la prima volta proprio nel 2015 a vedere il Palio. E a me il Palio piaceva già da prima. Luglio-agosto. Allora, quella volta venni al Palio da agosto 2015, la prima volta, agosto. Sì. In luglio sei in classe. Agosto. E venni a vedere il Palio, a me piaceva vederlo quando, ma giusto, lo seguivo solo quando lo beccavo in televisione, non è che gli stavo dietro. Poi sono arrivato in Pramac. E ho conosciuto Federico, che lui comunque è diciamo appassionato, riduttivo, non è che è un hobby, e quindi un po' man mano mi ha spiegato piano piano. Sono rivenuto a vederlo quest'anno e è bella, cioè Siena è molto molto carina, e soprattutto non è nemmeno molto distante da dove abito. È una città dove cioè, sembra molto viva, ne parlavo oggi con la mia ragazza, sembra sempre molto in movimento, sarà probabilmente il turismo, però a me è una città che piace. Poi ecco, ci vivresti? Ma non so come viverci, perché sono stato tanti giorni ma mai di seguito, però non è molto diversa da, diciamo, sono abituato a vivere in una metropoli, sono abituato a vivere in campagna praticamente, e quindi non sono abituato a stare nel traffico dentro la città. Sì, sicuramente è uno di quei posti, poi i paesaggi sono bellissimi, tutto è uno stile di città che, cioè, una grandezza umana, non è una metropoli, ecco. Sì, l'unica cosa è che sta un po' scomoda da sopra una collina, almeno girarla tipo con la bici a piedi è faticoso. È molto diverso, la felicità innanzitutto è una condizione secondo me di base, che faccio una cosa che poche persone al mondo hanno la fortuna, la capacità di farlo. Sono felice perché posso far questo, sono libero. Poi è chiaro, ci sono momenti di scoraggiamento quando le cose non vanno, che dici sì, faccio una cosa che tanti lo desiderano, ma non vedo che non mi fa essere felice far questo. Però ci vorrebbe ogni tanto che qualcuno ci mettesse davanti alla faccia uno specchio e guardarsi e dire guarda, stai lamentando o magari perdi il sonno perché non trovi 3 decimi sul giro. Allora, da una Siena natalizia un saluto a tutti i telespettatori di Radio Siena TV e buone feste, ci vediamo presto, ciao.